Internet oggi offre molte possibilità per guadagnare, molte di queste però richiedono tempo, per cui prima di cominciare a vedere qualche soldo devi spendere tanto tempo, magari investire anche qualcosina, avere delle competenze specifiche. Se tu invece oggi ti trovi in una situazione in cui vuoi avere un'entrata extra, arrotondare un pochino magari il tuo stipendio principale, oppure magari vuoi testare alcune metodologie di monetizzazione, oppure magari hai 100% del tuo tempo a disposizione e vuoi dedicarti al 100% a queste metodologie, puoi farlo. Oggi ti mostrerò alcuni strumenti, alcune piattaforme per cominciare ad incassare da subito, compiendo alcuni specifici task, direttamente sul tuo conto PayPal. Eccoci qua, la prima piattaforma che ti faccio vedere è Me la scrivi. Fondamentalmente tu qui sei pagato per creare dei contenuti di testo, per fare delle traduzioni, quindi articoli, descrizioni per i prodotti e-commerce, trascrizioni e traduzioni, quindi addirittura loro ti dicono che puoi anche aiutarti con l'intelligenza artificiale per farlo, però io ti invito comunque, magari sì, ti puoi anche aiutare, però poi devi fare una verifica, devi correggere e riscrivere un pochino a mano il tutto. Vieni verificato, diciamo, dall'autore, insomma, e quindi il tuo lavoro viene rivisto e rivisitato. Una volta che è stato approvato, vieni direttamente pagato, ok? Quindi anche qui una roba abbastanza veloce. Una cosa simile è questa qui, Scribi, però Scribi in realtà si focalizza più sulle trascrizioni e sai, nei contenuti tipo, non so, video, podcast, conferenze, eccetera. Tu praticamente sei pagato per ascoltare e trascrivere questa tipologia di contenuto, quindi sono molto simili. Ovviamente questo in realtà è un discorso un pochino valido per tutte le piattaforme che ti faccio vedere. Sono piattaforme che più tempo tu ci dedichi, più riesci a guadagnare, chiaramente, no? Quindi è un'attività dove tu scambi fondamentalmente il tuo tempo per denaro. Poi parliamo di questa app, Google Opinion Rewards, che è un'app di Google direttamente, dove tu sei pagato praticamente per rispondere a brevi sondaggi che ti vengono inviati periodicamente, ok? Anche qui è una roba abbastanza semplice ed elementare, sondaggi, insomma, abbastanza basici, non è che ti richiede delle competenze specifiche, anche qui guadagni, insomma, cifre piccole, però è uno strumento, è una possibilità di avere delle entrate, più che altro entrate immediate, anche qua, direttamente sul tuo conto, no? Poi ti faccio vedere quest'altra piattaforma, si chiama GameKit. Addirittura qui tu sei pagato per giocare. Praticamente questa piattaforma fondamentalmente ti servi per testare alcuni giochi che fanno parte della piattaforma, e qui, insomma, diverso tempo che spendi su questa piattaforma giocando diversi giochi, raccogli accumuli un punteggio che poi puoi tradurre o in buoni oppure anche direttamente in un compenso economico. E un'altra piattaforma che ti faccio vedere è Enroll. Questa piattaforma è una piattaforma dove tu vai a testare alcuni siti web, ok? Ovviamente una piattaforma che serve alle aziende, per cui le aziende pagano perché vogliono migliorare l'user experience del loro sito. Quindi tu anche qua entri dentro, ti registri, valuti alcuni siti web, ti dicono ok, qual è la parte dove tu sei più attratto, per cui dove tu cliccheresti per primo, che cosa ti stimola quest'altra parte qua, che tipo di prodotto ti viene in mente quando vedi magari questa sezione del sito. Queste sono più o meno le domande. Anche qua ti invito ad entrare e testare questa piattaforma. Dopo ti faccio vedere
questa qui, che è un pochino diversa rispetto alle altre, si chiama Geek Walk. Praticamente questa piattaforma è una piattaforma già dove tu devi fare, svolgere delle competenze un pochino più specifiche. Qui aziende, liberi professionisti, attività pubblicano una serie di task da svolgere e tu semplicemente selezioni la task, ti candidi per poterla svolgere, la svolgi e poi vieni pagato, anche qua in modo abbastanza veloce. Anche qui ti invito a iscriverti, e è molto simile, diciamo, a Fiverr, no? Come piattaforma, anche se Fiverr è un pochino più articolata su diversi settori. Infatti l'ultima che ti faccio vedere è questa piattaforma qua, che immagino conoscerai, che si chiama Fiverr. Qui anche puoi svolgere diverse funzioni, caricare diverse attività. In realtà, diciamo, a differenza di Gig Walk, diciamo, qui l'approccio è diverso. Qui tu metti in vetrina le attività che puoi fare, ok? E poi, nella maggior parte dei casi, sono le aziende o comunque, non so, professionisti o quelli che hanno bisogno, ti contattano. Qui, in realtà, fai il contrario, ok? Quindi tu prevalentemente vai a candidarti a delle attività che sono state, diciamo, pubblicate, ok? Un consiglio per quanto riguarda Fiverr è sicuramente quello di andare magari a posizionarti in dei mercati che non sono super saturi, ok? Nel senso che nel momento in cui tu devi pubblicare una serie di servizi che magari non richiedono una competenza esagerata, magari fai prima una ricerca di mercato, cosa le persone cercano, magari alcuni task, alcune attività, tipo, non so, creazione di copertine YouTube, faccio per dire, oppure copertine Reels, oppure produzione di beat per TikTok, no, robe del genere. Allora, ovviamente, se c'è tanta richiesta e vedi, ti rendi conto che c'è poca offerta magari su Fiverr, su queste piattaforme qua, allora secondo me è il modo ideale per posizionarti su quelle piattaforme, perché, diciamo, la cosa negativa di queste piattaforme è che c'è una competizione estrema a ribasso del prezzo, perché poi è anche la logica con cui nasce la piattaforma, chiaramente. Ma se tu sei uno dei pochi ad offrire un determinato servizio per cui c'è domanda, questa è ovviamente la legge di mercato, e ovviamente anche se il tuo prezzo non è super economico, riesci magari ad avere diverse commissioni per fare questa tipologia di lavoro, per lavorare a diversi progetti, ok? Queste ovviamente sono delle piattaforme che, come vedi, non costituiscono un vero e proprio business, un business online, un'attività che tu costruisci, perché qua tu scambi il tuo tempo, il tempo che spendi a compiere determinati task come scrittura dei contenuti, analisi delle funzionalità dell'app, oppure altre funzioni, oppure la creazione di una copertina. Insomma, comunque metti del lavoro, del tempo, in cambio comunque del denaro, però questo denaro in questo caso ovviamente ti viene pagato il prima possibile, subito, quindi a differenza magari degli altri business online, dove comunque tu prima di incassare devi investire un po' di tempo, devi creare un'infrastruttura. Questo è un modo di monetizzare, io lo vedo come un modo di arrotondare qualcosina, onestamente, non lo vedo come un modo per impostare una tua entrata online, magari pure se li fai tutti sei, insomma, è una roba che sì, lo puoi fare, magari riesci anche ad guadagnare abbastanza, a sufficienza, ma ovviamente non riesci a creare delle fondamenta solide per un business online, ok? Questo è chiarissimo. E io, tra l'altro, visto che parliamo dell'argomento business online e come guadagnare online, ho realizzato un altro video che parla di questa tipologia di piattaforme, ma anche di altre piattaforme che più rappresentano la costruzione di un business online, quindi una roba un pochino più solida, un pochino più strutturata. Ti lascerò il video in descrizione, spero di ricordarmelo, altrimenti iscriviti al canale, vai sul mio canale nei video, e tra i video
sicuramente lo troverai. C'è una serie dedicata direttamente al lavoro autonomo, al freelancing, lì trovi diversi video utili. Ti lascio anche i riferimenti alla mia newsletter e al mio canale Telegram, in modo da entrare in contatto un pochino più da vicino, e spero davvero di esserti stato utile, di averti dato qualche spunto, qualche nuova scoperta, e noi ci vediamo, ci sentiamo alla prossima, dagli tutta!